Sono Fabio Bollini, ho 29 anni e sono un centrocampista della Nazionale di San Marino. Da quanto tempo giochi in Nazionale? Gioco in Nazionale da 10 anni. Qual è la partita che ti ricordi di più? La partita che mi è rimasta più impressa è la sconfitta contro l'Olanda per 11-0. È proprio vero che le sconfitte ti lasciano qualcosa dentro che non dimentichi più. Qual è il giocatore più forte che hai affrontato? Il giocatore più forte che ho incontrato sempre in quella partita è stato Wesley Sneijder. Un tocco di palla e una classe che non ho visto altrove. Anzani San Marino affronta sempre avversari molto importanti. Come ci si prepara a questo tipo di partita? La preparazione è appunto la solita che facciamo per tutto il resto dell'anno. Ci sono due allenamenti settimanali fissi e nei giorni imminenti alla gara, tutti i giorni. Vi state preparando per affrontare l'Italia? C'è una preparazione particolare o la affrontate come tutte le altre? La partita contro l'Italia viene affrontata, anche se è un'amichevole, come tutte le altre partite. Anzi, è un sogno per noi affrontare i nostri fratelli di territorio. È successo solo due volte nella storia, quindi ci sarà anche uno stimolo in più delle altre partite. Hai visto le convocazioni di Prandelli per la partita contro San Marino? Sì, ho visto le convocazioni dell'Italia e soprattutto mi preoccupano i nuovi arrivati che dovranno sicuramente dimostrare di poter indossare la maglia azzurra e questo per noi è sicuramente un punto a sfavore. Chi è il giocatore che avrai più piacere di affrontare? Sono anche milanista, una ex bandiera del Milan, Andrea Pirlo a centrocampo. Sarà un onore solo calcare il campo dove giocherà lui. Come pensi di affrontarlo? È impossibile. Proverai a spiegargli a Pirlo che te il giorno dopo vai a lavorare? Sicuramente questa è la differenza grossa tra noi e loro. Loro sono professionisti, invece noi siamo persone normali che lavorano e la sera si dilettano in due ore di calcio. Fabio, sarà l'ultima partita di una stagione lunghissima tra club e nazionale e giocheremo con l'Italia, poi dopo? Dopo questa partita si chiude appunto un ciclo molto lungo di impegni tra nazionale e club, finalmente però si svuoterà la borsa. Io personalmente andrò a Lampedusa per tutta l'estate e tornerò solamente alla fine dell'estate per giocare i preliminari di Europa League con la mia squadra di club, la Fiorita. Squadra di club con la quale hai ottenuto buoni risultati. Esatto, è già da due anni che vinciamo la Coppa di San Marino e quest'anno anche in campionato siamo arrivati in semifinale dove siamo stati eliminati e ci mancava solo il campionato per fare il tripletto, il famoso tripletto. E i giocatori che affronti durante l'anno in campionato li ritrovi tutti in nazionale, che rapporto c'è tra di voi? Esatto, i giocatori della nazionale appunto militano tutti nel campionato sammarinese. Tra di noi il rapporto è ottimo, anche perché appunto noi della Nazionale di San Marino siamo prima di tutto un gruppo di amici e poi appunto dei calciatori. Il rapporto è ottimo e anzi a volte è troppo buono per scontrarsi in campo. Con chi dividi la stanza in ritiro? Io con mio fratello, anche lui gioca sempre sia in Nazionale che nella mia stessa squadra di club. Che rapporto avete? Il rapporto con mio fratello è ottimo, sui campi, fuori dal campo un po' diverso. Fabio, l'ultima cosa, poi chiudiamo. Sei diventato babbo da poco. Raccontaci questa esperienza. Esatto. Sono diventato babbo da poco, è stata l'emozione più bella del mondo, non paragonabile a nessun'altra emozione, neanche sportiva, neanche di giocare contro l'Italia. È la cosa più bella del mondo che auguro a chiunque. Cosa gli dedicheresti, calcisticamente parlando, a tuo figlio? Figlio dedicherei un gol con la nazionale, se poi contro l'Italia sarebbe una cosa che mi riempirebbe d'orgoglio, ma penso impensabile. Crepi il lupo, ciao.